Mara Venier sarà protagonista stasera, martedì 19 novembre, nella prima puntata della quarta stagione di Belve. La regina della domenica di Rai 1 si confiderà a cuore aperto con Francesca Fagnani, svelando parti di sé che il pubblico ancora non conosce. Come ha rivelato la giornalista al Corriere della Sera, è una donna allegra e solare, ma vedrete anche i suoi aspetti inediti, una versione più riflessiva e malinconica. La vita di Mara Venier è stata intensa, sia dal punto di vista professionale che personale. Sposata con Nicola Carraro dal 2006, la conduttrice ha avuto anche altri due matrimoni, uno con il padre di sua figlia Elisabetta, Francesco Ferracini, e un breve matrimonio con Jerry Kall. Mara Venier, tre matrimoni, tre relazioni importanti e due figli. Il primo marito di Mara è stato Francesco Ferracini, conosciuto quando aveva solo 16 anni. Poco dopo la nascita di Elisabetta, primogenita di Venier, il matrimonio finì. Successivamente, sul set del film Diario di un italiano, conobbe l'attore Pier Paolo Capponi, da cui nacque il secondo figlio, Paolo. Anche questa relazione naufragò e nel 1984 arrivò il matrimonio con Jerry Kall, conosciuto sul set di Vado e vivo da solo. Dopo la fine del matrimonio con Kall, Mara Venier è stata legata per 12 anni a Renzo Arbore, seguito da una breve relazione con l'attore italo-americano Armando Assante. Infine, nel 2006, ha sposato Nicola Carraro dopo un fidanzamento di 6 anni. Mara Venier ha vissuto anche il dolore per la morte del genero, Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta. La conduttrice ha espresso il suo dolore su Instagram, ricordando il genero come una persona meravigliosa che ha portato gioia e amore nella loro famiglia. Pier Francesco Forleo è venuto a mancare il 9 giugno 2020.